quando si parla di prestigiazione ci viene sempre in mente l'abilità tecnica, la velocità di mano. Questa sera insieme a voi vorrei cercare di capire dove finisce la destrezza, l'abilità e dove invece inizia la vera magia. Che bello. Che bravo Francesco. Ah. Facci vedere Francesco. E per farlo però vorrei restringere le distanze e vorrei invitare qua insieme a me Mara e Federica. Scegli me. Vedete sul palco, facciamogli un grandissimo applauso. Intenditore. Sì, perdonatemi per cavalleria, ho dovuto prendere. Ma sì, ma hai fatto bene, ma hai fatto bene. Ciao Elio. Maledetto. Potevi invitare noi. Prego, accomodatevi pure. Bene, bene, bene. Vediamo cosa sai fare. Grazie mille. Ma lo so che tu sei più sospettosa, quindi l'ho chiamato te pure apposta con i prestigiatori. Ma ci vogliamo stare vicini, Elio. Pure grazie mille di essere qui ad aiutarmi. Se ce lo lasciano fare. Ma... Dunque, dovete sapere che quando mostro una mia esibizione, le persone pensano sempre alla abilità tecnica, alla destrezza manuale. Non credono mai che sia vera magia. Per esempio, se io da questo mazzo di carte che ho mescolato sin dall'inizio riuscissi, non so, per esempio ad estrarre un asso, sarebbe abbastanza incredibile, no? Sì. Sì, sarebbe stupefacente. Però non sarebbe proprio una roba da Golden Buzzer, no. Perché sarebbe molto più incredibile, per esempio, se io riuscissi a ritrovare da questo mazzo di carte mescolato tutti e quattro gli assi. Eh? Questo sarebbe incredibile, no? Siamo d'accordo. Sì, per esempio, così. Bello. E con questo è bravo. Inizierebbe ad essere un po' più magico, grazie. Ah, è magico. Però anche ritrovando i quattro assi in questa maniera veloce ed estemporanea, voi giustamente potreste pensare che questo sia tutto frutto della mia destrezza, della mia abilità tecnica, no? Per mostrarvi qualcosa invece di veramente magico, dovrei prendere questi quattro assi e chiaramente lasciarne uno qua sul tavolo e tre nella mia mano. Dopodiché chiaramente afferrarne uno in questo modo e farlo scomparire. Sì, farlo scomparire completamente, solo per poi farlo ricomparire dopo qualche istante. Ve lo faccio rivedere perché la prima volta si può perdere. Due assi sul tavolo, due nelle mie mani. Chiaramente uno si mette in questo modo in evidenza, si afferra in questo modo e con un solo gesto scompare completamente. È bravo, eh? Scompare e riappare a diversi centimetri di distanza. Ve lo faccio vedere un'ultima volta con l'ultimo asso, quello di fiori. Federica, lo lascio qui sul tavolo stavolta e lo afferro in questo modo. E l'asso non è che scompare, no, no, no. L'asso è ancora qui, solo che è invisibile, non si può vedere. Okay. Già. Esatto. E torna ad essere visibile solo quando viene rilasciato dal palmo della mia mano. Che bravo. Ammazza, che bravo, bravo ragazzi. Grazie. Ora però, quello che avete visto in realtà avveniva sempre nelle mie mani. Sì. Quindi sapete che è frutto di anni ed anni di pratica, allenamento davanti allo specchio. Ne sai qualcosa, certo, Federica? Sì. Non davanti allo specchio. Sì, beh, chiaro. E quindi proviamo un po' a ribaltare la situazione. Facciamo così, prendete i quattro assi e lasciateli in quattro punti diversi del mazzo, dove volete. Sì, 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 inseriteli pure dentro. Fantastico, dove volete. Ah, vedo Mara, fai con attenzione, bravissima, bravissima, perfetto. Così che nessuno possa sapere, qua dove l'avevi lasciato, vero? Così che nessuno possa sapere con esattezza dove si trovano. Ora Mara ti chiedo gentilmente di mettere l'indice in su. È importante l'indice, non il medio, mi raccomando. Però non mi dispiaceva. Grazie, e tocca una carta, una cosa che si può essere. Questa qua, sei sicura? Perfetto, guarda, io la lascio qui. È importante che tu la guardi, la memorizzi, che la faccia vedere bene a Federica, agli altri giudici e a tutti i nostri amici qua e anche quelli che ci guardano a casa. Io ovviamente non la devo vedere. Quindi facciamo così, mi giro e tu la fai vedere bene a tutti, bene. D'accordo? Sì. Ottimo. Gira. Perfetto. E ditemi voi poi quando mi posso girare, quando tutti hanno visto bene il 3 di cuori. Mara, hai sentito? Mi sta facendo innervosire. Ok, facciamo così, perché indovinare la carta non era la parte stupefacente, era solo una carta su 52, era una roba facile. Una roba facile, sì. Facciamo così, io il 3 di cuori lo lascio chiaramente in mezzo al mazzo, disperso, insieme agli altri assi che mi avete disperso voi. E gentilmente, so che tu nuovamente sei la più sospettosa con i maghi, apri il palmo in questo modo, perfetto, io ci metto tutte le carte sopra e poi ci appoggio anche la mia mano sopra, anche tu Federica, ci puoi mettere la mano sopra? Perfetto, così siamo sicuri che le carte non possono scappare. No. Esatto, no, 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 perché non sarebbe veramente. Tieni presa. Non sarebbe veramente incredibile se io riuscissi a estrarre da dei punti del mazzo
quattro carte e queste quattro carte fossero proprio i quattro assi. Wow. Sì, sarebbe incredibile, però ancora una volta sarebbe tutto frutto della mia destrezza, perché è fatto dalle mie mani, dalla mia abilità tecnica. Ma vi ho detto che invece, per farvi provare l'esperienza della vera magia, avrei riportato tutto nelle vostre mani. Perché Mara, pensaci, non sarebbe veramente incredibile se io con un solo gesto riuscissi a far scomparire l'intero mazzo di carte dalle tue mani? Non ci credo. Questo non ci credo. Sono lì, sono lì. Non ci credo. Non farlo. Sicura? Va bene, ci provo. Uno, due, tre. Tutte scomparse. No? Sono ancora lì. Sono ancora lì. Le senti tutte? Sì. Tutte... Le vedi tu, Federica? Sì. Beh, signore e signori, questa è la sensazione di vera magia che volevo farvi provare in prima persona. Perché se guardate, ora, qui, non ci sono più carte. Erano sempre rimaste qui, strette nelle vostre mani. Non le avete mai lasciate, eppure ora qui non ci sono più carte, non ci sono più facce, non ci sono più semi, non ci sono più dorsi. Tutte le carte sono completamente svanite, tutte scomparse, fatta eccezione per una ed una soltanto. E esattamente il vostro 3 di cuori. Grazie mille. Marzo, bravo, eh? Francesco, gli americani direbbero you're natural, cioè questo è il tuo mestiere, studi farmacia, fallo, prosegui, continua così, però penso proprio che questa sia la tua professione, è bello ascoltarti. Hai ritmo nella tua performance e hai ovviamente un grande talento da mago. Quindi bravissimo. Grazie, grazie di cuore. Grazie Frank. Devo dire che è incredibile, non ci avrei creduto se non fossi venuta lì a tenere in mano le carte, a vedere gli assi, a fare che cosa. Devo dire che sei formidabile. Hai mica da fare giovedì che vorrei fare. Facciamo un pochino, va bene, se vuoi ti lascio. Grazie mille. Beh, sei stato veramente stupefacente, anche perché per me era la prima volta sul palco con un mago e quindi vederti da vicino è stato incredibile, perché io e Mara di fatto non abbiamo capito assolutamente niente e forse, chissà, è vera magia. Grazie, grazie di cuore. Caro Francesco di San Vincenzo di 22 anni, ti parlo per esperienza vissuta. Continua ad andare all'università, ma secondo me tu farai il prestigiatore, anzi lo sei già. Grazie, grazie di cuore. Bravo. Passiamo ai voti. Per me sì. Anche per me sì, ovviamente. Assolutamente sì. Quattro sì. Grazie, grazie. Bravo Francesco. Grazie a tutti. Grazie. Salutaci San Vincenzo, ciao. Assolutamente, ciao, grazie. Stasera vorrei giocare un po' con voi. Ah, bene. In realtà vorrei giocare proprio con te, Mara, se possibile. Oh. Ti va di salire sul palco con me? Vai, Mara. Com'è? Emozionati? Dai. Allora, Mara, diciamo che un po' tutti sanno che tu sei amante del tavolo da gioco. Sbaglio? Sì, è vero. Si chiama ludopatia. Ecco. Quindi un po' tutti lo sappiamo. Io purtroppo qui non ho il tavolo, non ho neanche le carte. No. Però ti ho portato una cosa un po' più particolare. Cioè? Guarda, ti ho portato 3 dadi. Wow. Ah, però. Mara. Dei flashback improvvisi, vero Mara? È venuto subito il friccico, no? Questi dadi. Che cazzo, mi è partito. Mara, ti chiedo di scegliere un dado, quello che preferisci. Il blu? Allora, Mara, adesso agita il tuo dado nelle tue mani. Io mi volto in modo che non possa sapere assolutamente il numero che esce. Agitalo, poggialo sul tavolo, memorizza il numero che esce e poi coprilo con la mano. Quando hai fatto me lo dici. Okay. Io mi volto, così non so. Ok. Pronti? Hai fatto? Fatto. Hai memorizzato il numero? Sì. Mara, ti chiedo di iniziare a dirmi ad alta voce
tutti i numeri che sono presenti sulle facce del dado, quindi da 1 a 6. Però ti chiedo di non cambiare il tono di voce, perché altrimenti potrei capire che numero è uscito. Quando vuoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessun indizio. È uscito il numero 4. Vedi? È vero. È vero? Giusto. Hai da fare giovedì. Senti, Mara, ti chiedo di scegliere un altro dado o lo stesso, come preferisci. Questo? Bianco. Vai. Allora, facciamo nuovamente la stessa cosa. Quindi agita il tuo dado nelle mani, poi nuovamente poggialo sul tavolo, memorizza il numero e coprilo con la mano, ok? Io mi volto. Hai tirato il dado? Sì. Hai memorizzato il tuo numero? Sì. L'hai coperto? Sì. Oh, allora, Mara. Mo ti voglio vedere con te, Mara, non vedo l'ora. Adesso, però, faremo una cosa più complessa perché lei non dovrà parlare. Ah. Ti chiedo, Mara, di guardarmi solamente negli occhi. Porco cane. Perché io riuscirò a capire il numero che è uscito. Guardami. È uscito il numero 2. Ma come ha fatto? Ma voi sapete il trucco? Mara, ma hai detto qualcosa con gli occhi, no? Niente, Mara, con gli occhi. Faremo una cosa un po' più complessa, però mia, seguimi. Allora, prendi tutti e tre i dadi, tutti e tre in mano. Mescolali nelle tue mani. Poggiali sul tavolo e non guardare neanche tu i numeri che escono. Quindi copri subito, però molto delicatamente. Ok? Io mi volto, così proprio non abbiamo... Interessante però la ragazza, eh? Beh, no? Infatti, portatela sempre dietro, Mara. Esatto, è quello che pensavo. Stanno per sciogliersi quei dadi. Fatti dare il numero. Tutto coperto. Tutto? Tutto. Ma tu credi che gli oggetti possano comunicare con noi in qualche modo? Cioè, mi spiego. Ti sei mai sentita chiamare da una carta o volere intensamente una determinata carta? Ha scritto 4 libri sulla questione. Ebbene sì. Allora, Mara, adesso io, soltanto toccandoti, riuscirò a percepire la somma dei dadi che tu hai appena lanciato. Guarda Mara com'è concentrata. Li senti i dadi? La somma di tutti e tre i dadi è 13. Dai. Piano piano, così non si spostano. Piano, piano. 5, 4, 9, 4, 13. Non lasciartela brava, sfuggire, Mara. Hai qualcosa di particolare. Grazie. Brava. Grazie. Mara, un applauso pure a Mara. Grazie. Ammazza, interessante, se vedessi al casino. Sei assurda. 7, 7, 11, facciamo una rovina. Andiamo alla sega, pago io il biglietto. Sono qui per portarvi un esperimento di trasmissione del pensiero del tutto inusuale. Bello! È inusuale poiché i protagonisti per questo esperimento sarete voi giudici e col vostro permesso chiamerò Lodovica. Bene. Permesso bene. Accordato! Vieni Lodo, eccoci qua. Lodovica, tra qualche minuto dovrai percepire delle sensazioni, nulla di particolarmente strano. E per aiutarti in questa sorta di isolamento forzato, ho qui con me una benda. Aiuto. Sei sicuro che lo vuoi fare con me? Vabbè. Provo, eh? Ok.
Così. Quando percepisci devi dire percepisco. Lodovica, rimani ferma così per qualche minuto, ti dirò io quando riemergere. E ora col vostro permesso verrei da voi. Permesso accordato. Ho anche una grande passione per la lettura, libri in particolare, romanzi. Ma prima, Frank, altro elemento fondamentale è il tempo. Ok. Vorrei che tu stesso attivassi il timer e durante l'esecuzione, senza darmene e darcene conto, dovrai interromperlo, così da congelarlo. Ok, puoi farlo subito dopo che ho iniziato o più in là. Ah, io a caso interrompo? Esatto. Mi piace, ok. A zero. Vai, perfetto. Fallo partire pure. Benissimo. Quando so a me, interrompo. Ottimo. Prego. Mara, ho qui con me quattro libri. Ne sceglieremo solo uno. Ma finché voglio che la scelta sia del tutto casuale, quindi non viziata, dettata, non lo so, dal colore dei libri, dallo spessore o dal titolo, vorrei che mi dicessi un numero tra 1 a 4. In questa busta l'esito. 3. Federica, in questa busta ho un elenco numerato con i titoli dei libri. Vuoi cortesemente leggerlo in ordine? Fiori sopra l'inverno, numero 1. 2, Tracce del silenzio. 3, Il caso Fitzgerald. 4, La donna della cabina, numero 10. Mara, qual è il numero che hai scelto? 3. Qual è il libro alla posizione Il caso Fitzgerald. Proprio questo, il primo. Un libro che ha precisamente 351 pagine. Ci sono un numero infinito quasi di parole e pensieri. Tienilo per un istante. E otto che verrei da te, Frank. Ho interrotto Hai mentre congelato? Parlavi. Sì. Ok. Qual è il risultato? 14 secondi e 71 millesimi. 14 centesimi. E 71 centesimi. Ah, centesimi, scusa. 14 più 71 cos'è che fa? Minchia, non pensavo. 85. Quanto? 85. 85. Sì, sì, sì. Frank, se ti fossi fermato un secondo prima, ma anche un decimo di secondo dopo, il risultato sarebbe stato tutt'altro. In realtà tutto questo è servito per scegliere un libro ed una pagina a caso. Federica, prendi il libro, tienilo verso di te, vai a pagina 85. Nel mentre io raggiungo Lodovica, Frank, Mara, Elio, eccoti il ruolo per te. Ah, grazie. Controllate che gli altri libri a pagina 85 abbiano parole completamente diverse tra loro. Devo andare a pagina 85? Confermo. Lodovica, oltre a non vedere, vorrei che ti tappassi anche le orecchie con i palmi delle tue mani. Tieni ferma così e rimani così per qualche secondo. Fede, sei a pagina 85? Sì. Vorrei che mentalmente leggessi la prima frase sino al punto di quella pagina. Ripetila nella mente 3 o 4 volte di continuo. Grazie, Federica. Lodovica, è arrivato il momento di farti riemergere. Lodovica, sì o no? Credi di aver percepito qualcosa? Sì. Ottimo. Porco cane, ha percepito. Lodovica, quello che hai percepito, credi fosse la mia voce, sì o no? No. Perché non credi che fosse la mia voce? Era per caso una voce femminile? Sì. Federica, dal libro scelto a caso, tu sei l'unica che conosce quella frase e la stavi ripetendo nella tua testa più e più volte come ti ho suggerito. Sì. Lodovica, per la prima volta, quello che hai percepito, dici cos'è? Era la sua nonna materna. Ma veramente? Federica, giuro. Confermi? Era la sua nonna materna. Ma in che senso? Ma aspetta, Lodo, tu hai sentito? Era la sua nonna materna. Io ho sentito una voce, sì. Ma veramente? Ed era bendata così che non potesse vedere e con le orecchie tappate così che non potesse sentire. Da una pagina un libro scelto a caso. Sono sconvolta. Wow. Ma...
stasera quello che farò è di far vedere come questo specchio, un oggetto che si ha tutti i giorni, possa far succedere delle cose incredibili. Normalissimo specchio a prima vista, non è magico, però anche non essendo magico permette a una persona come me, di una stazza non piccola, di sollevarsi da terra e volare. Ma non solo volare, ma nuotare nell'aria. Bravo. Perdonatemi lo stile che non è proprio... La Federica lo perdoni, no? Sì, ti perdono, cani. Devo confessare, sono un arrampicatore sociale. Mi arrampico sul nulla. Ha fatto la battuta. Gliel'ho detto, la pasta è troppa. Però era buona e l'ho mangiata e mi sono ingrassato. No, è meglio essere magro. Fa le battute. Una vitina da Vespa, eh? Bella. Ora, c'ho questa cartella che è pesantina. Vi prego di non fare rumore che mi devo concentrare, altrimenti... Silenzio. Vi avevo pregato, vedi come ho perso la concentrazione. Di nuovo, gentilmente. Bravo! Col pensiero. Ma che bravo! Grazie, ecco questo. Questo sono venuto a presentarvi. Grazie molto. Ed è questa cosa che mi tengono giovane.